No, vedi che ok, vai, adesso sì, proviamo a vedere. Anni e quindi questa è stata l'occasione per fare una grande esercitazione che voleva coinvolgere tutti i volontari presenti ma anche quelli che sono passati da questo centro, anche per richiamarli a questo centro. Sono passati tantissimi volontari durante le emergenze che sono partite, che sono state coordinate da questo centro. Richiamare i volontari, richiamare i tecnici, richiamare tutti gli operatori di protezione civile, dai sindaci ai tecnici, ai vigili del fuoco, a tutti gli operatori, in modo tale da rivedere e anche rifar partire il centro di Marzaglia nei modi, anche rinnovarlo nelle modalità che è opportuno fare dopo 10 anni di vita. Il centro di Marzaglia rappresenta al meglio i valori della protezione civile, un centro territoriale che è punto propulsore dell'attività del volontariato, delle strutture istituzionali, degli enti locali. In questo la Regione Emilia-Romagna e la provincia di Modena a suo tempo furono lungimiranti, il lavoro che hanno fatto dà oggi i propri frutti. Questo centro è stato il cuore pulsante dell'attività con l'occasione del terremoto del 2012 e poi con le alluvioni che si sono succedute in questi territori. Quindi è qualcosa che serve e quindi siccome serve va valorizzato e rafforzato. Dunque, lei Diana è un cane da ricerca per persone, fa ricerca di superficie, fa una ricerca d'area, cioè praticamente loro vengono, le unità cinofili di questo tipo vengono lasciate libere in un'area delimitata e ricercano le persone non sulla base di quella che è la ricerca del fiuto specifico dell'odore della persona, ma facendo una selezione fra le persone che sono all'interno di quell'area. Cioè viene identificata un'area in cui probabilmente c'è il disperso, i cani vengono, l'unità vengono lasciate libere, noi corriamo dietro i cani, siamo la squadra composta normalmente da 2 cani e 2 operatori, più un caposquadra con la radio o con comunque un sistema di comunicazione. E i cani all'interno dell'area cercano tutte le persone che possono in una certa situazione essere in situazione di pericolo. Situazione in cui dobbiamo in primo luogo ringraziare chi dedica gran parte del proprio tempo libero, sottraendolo al lavoro, alla famiglia, agli affetti o anche ai propri hobby, per dedicarsi ogni volta che c'è un'emergenza o un bisogno a chi appunto ne ha necessità. Io credo l'Emilia-Romagna debba andare orgogliosa di queste donne, di questi uomini. Abbiamo una protezione civile che ogni volta che qualcuno chiama risponde nel minor tempo possibile e spesso arriva per prima laddove viene chiamata. Ha sicuramente un centro capace in tempo di pace e in tempo anche di emergenza di esserci e essere sempre al fianco dei cittadini. Costruito e voluto fortemente questa nuova agenzia che non è più solo agenzia di protezione civile ma agenzia per la sicurezza del territorio e la protezione civile, ovvero abbiamo voluto la prima agenzia resiliente in Italia, io la chiamo così, capace di fare anche dell'emergenza l'occasione per potenziare la prevenzione.